Nell'ambito della strategia di standardizzazione e semplificazione dei processi portuali, l'Autorità di Sistema Portuale ha recentemente concretizzato due importanti progetti di digitalizzazione. Questi due progetti sono stati realizzati concretizzando due nuovi moduli all'interno del Port Community System, una piattaforma informatica dell'Autorità di Sistema Portuale, che oggi conta oltre 1.600 utenti accreditati con oltre 2.500 accessi giornalieri. Il primo progetto, quello relativo al preavviso di arrivo, è partito lo scorso 31 ottobre. Oggi abbiamo oltre 3.200 preavvisi presentati ai varchi portuali e questa procedura offre, presentando un semplice codice a barre, di velocizzare le operazioni al varco portuale. Questo codice a barre porta con sé tutti i dati logistici e doganali del mezzo e consente alla Guardia di Finanza di avere queste informazioni in anticipo. Il secondo progetto ha riguardato la digitalizzazione dei permessi di transito cosiddetto liberalizzato. Si è avviato il 15 giugno del 2023. Questo progetto ha consentito di fare in modo completamente digitale e informatizzato le richieste di permessi di transito, il rilascio di questi permessi e anche la vidimazione ai varchi portuali. Al varco portuale, per efficientare meglio il processo, viene consegnato il nuovo permesso di transito, che riporta un codice a barre e un QR code, per permettere anche migliori controlli da parte delle forze dell'ordine. Un aspetto fondamentale di questi progetti è che sono realizzati in stretta collaborazione e coordinamento tra l'Autorità di Sistema Portuale e le altre amministrazioni coinvolte, ad esempio l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, la Guardia di Finanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Direzione Generale Territoriale per il Nord-Est. L'obiettivo di tutti questi progetti è offrire una migliore efficienza nelle procedure portuali, dei migliori tempi di attraverso ai varchi portuali, una gestione ottimizzata delle risorse, mantenendo sempre un elevato standard nei controlli.